Zambra, interverranno dei giornalisti come Bruno Sturiale, Giulio, sì, che deve, ritarderà qualche minuto, mentre non sarà possibile avere con noi Graziella Prodo di Casablanca. Io l'ho subito prima di momento, insomma, io porto la voce ha un peso specifico per quello che è, quello che porta però la cosa più pesante è tutto l'onere organizzativo, ed è alla mia destra Enzo Dato. Io vorrei dare a lui la parola prima poi che ce la rubi per sempre Pino Pagliacci. Grazie. Grazie, buona serata a tutte. Quando Piante, uno dei sette saggi dell'antica Grecia, scappa perché la città di Piene viene assediata ed è prossima alla caduta, gli amici, vedendolo con le mani vuote mentre loro hanno i carri pieni dei propri veli, gli chiedono ragione di questa scelta. La risposta che gli viene attribuita è questa: omnia mea me comporto, asserisce, cioè che pur non avendo nulla porta con sé tutte le sue cose, i suoi beni. Se la frase è veramente di Piante o se qualcuno ne ha tramandato le gesta, ha avuto il piacere di attribuirgliela, non è dato sapere. In qualunque caso è la grandezza del concetto estremamente sintetico che va colto e messo in discussione. Chi oggi, dopo aver assolto il suo compito, specialmente se politico, può asserire di andare via così per come è entrato? Con la scusa delle esigenze imposte dalla vita frenetica dei tempi, si preferisce essere schiavi come filosofia di vita per poter giustificare dopo i carri pieni dei propri averi. La mafia entra e si pasce nei meccanismi di questa filosofia, tanto da non comprendere più se alla guida di questo pensiero ci sia il politico di turno o il mafioso. Insomma, volendo oggi accostare la mafia alla politica, in tutta sincerità, non sappiamo più chi dei due si vergogna. Eppure, circa 2000 anni or sono, Lucio Anneo Seneca ci mette in guardia da tutto ciò, ribadendo il concetto di Piante e chiarendolo negli aspetti pratici, e dice: tutto ciò che può renderti virtuoso lo hai già con te. Che ti occorre per acquistare la virtù? La volontà. Che altro di meglio potresti volere se non sottrarti alla schiavitù che opprime tutti e da cui ogni, anche gli schiavi più sordidi e miserabili tentano in ogni modo di liberarsi? Essi vengono per il riscatto quel tuo orgoglio che hanno risparmiato a spese del loro ventre, e tu che credi di essere nato libero non avrai il desiderio di raggiungere a qualunque costo la vera libertà? Perché guardi la tua cassaforte? La libertà non può conseguirsi con il denaro. Non serve a scrivere nei contratti la parola libertà. È un bene che non è posseduto né da chi compra né da chi vende. Te lo devi dare tu. A te devi chiederlo. I soci di libera cittadinanza di Eci Reale questo bene lo hanno, e lo hanno dimostrato di averlo con l'esempio del loro vissuto. Sei in argento a squaglio io eventualmente, no,
perché vi spiego in poche parole. Ho papà, un giornalista, dobbiamo stare attenti ai giornalisti, anche generalmente io mi vergogno di avere il tesserino di giornalista, perché succede che dopo che uno ha il tesserino di giornalista la professione diventa del parole del cacuno. Purtroppo in Italia funziona così. Noi abbiamo un giornalismo tutto politicizzato. Io non lo so come cazzo fate, scusate la parolaccia, io non ho studiato a Oxford. Anche ho studiato alla Cineale al Collegio Venezia. E ha competuta di gesuiti. cioè, immaginate un battere di due anni gesuiti con me, no? Io poi dico con me, che andavamo appunto una propria. Cioè io me ne vado e chiudo il Collegio Venezia. Cioè, sono stato capace anche di questo. Trovandomi in una. Noi siamo un canale chiesa. Sì, ancora comandato. Pensate, non ci troviamo in questi guai, cioè di avere una mafia ancora forte, nonostante le forze dell'ordine con molto sacrificio continuano a carriare in galera. Noi diciamo che quando vanno in galera facciamo la raccolta differenziata, a Monnizza a portare una galera, perché la Chiesa è stata per tutto questo tempo silente e connivente con i mafiosi. Pensate se con l'impatto che ha la Chiesa nel territorio, veniamo tutte a Romina che abbiamo una messa, avesse fatto un po' di lotta alla mafia e si sarebbe schierata, noi oggi forse qui parleremo del sesso degli angeli, se sul mascolo film magari disquisiremo su queste cose. E invece ancora oggi in Sicilia tante congregazioni, chiaramente di congregazioni, che l'ho visto molto, che portano il Signore, s'andagano, fanno 416 bis, già s'andagano senza presunzione, abbiamo questo problema. E non ha preso ancora una distanza netta e chiara, tranne che quelle parole dell'Agrigento di Papa Wojtyla, pentite, riconvertite, allora la Chiesa sarà respingiò antica, ma ancora è dormiente. Fatta questa premessa, mi piace invece parlare dei miei colleghi, no? Uno che si da lì, Emilio Fede, ci vuole piccato, a mettere pure una carnozziera, cioè quanto piccato vuole, per tagliare a un leccaculo del genere. Ora il problema è di ricevere il premio della coerenza civile semplicemente a uno che fa il proprio dovere. E questo è l'assurdo e il paradosso di questa terra. Noi non facciamo altro che quello che dovremmo fare tutti. Noi non facciamo altro che quello che dovrebbe fare il giornalismo in Italia. Le inchieste, le denunce. E invece a me venivano premi a destra, a manca, mi fanno fare quello che insegnavo Francesi, la scorta d'Italia, no, la puttana a destra a manca, mi invitano, semplicemente perché abbiamo deciso una famiglia, il segretariato è a conduzione familiare, c'ho mia moglie qua che con la telecamera che la vedete in giro mi fa anche la polvere. Aspettavo di vedere se qualcuno non vuole vedere il mio visto la famiglia. Si comincia a cedere, in aveva bella pose rossa, no? E i miei tre figli, che senza volere li ho completamente rovinati. Perché li ho tirati dentro questa avventura, pensate che è una piccola televisione, sono tre stanze in appartamenti, se vedete bene, magari per tutte le logiche, ma a casa fa la televisione, che se muore lo figlio non meno, se muore lo pavo non è stato. Abbiamo ancora le telecamere quelle piccoline, tranne che un piccolo, che arma buona ne regalano un po' più grossa e noi ci ringraziamo sempre, perché diceva giustamente, Citto, Telefono, una televisione comunitaria, anzi la chiamo extracomunitaria addirittura, che a differenza delle commerciali, sono quelle televisioni nate con la legge Mammini che hanno l'obbligo di fare il 60% di autoproduzione e solo 3 minuti di pubblicità. Cioè io con 3 minuti di pubblicità l'ora, ogni ora, devo tenere in vita una televisione che cavalca 25 comuni
che abbiamo due macchine, tre macchine che girano per questi 25 comuni, che poi me ne sono scelte bene, lei ad arrivare a Corneo. Poi abbiamo saputo che Benno Provenzano si pareva tagliato. Però un cane lo pagava minchiolina, scodenzolina, la tirava là e da monta, i figli di Totorina sono a Corleone, sono i nostri migliori telespettatori, cioè l'italiano proprio a me, secondo me mi amano, perché ogni giorno noi li salutiamo, li chiamiamo pediente, che non è un partito, sono pezzi di merda. Ogni compleanno di questi grandi nomi gli facciamo gli auguri. Per esempio a Bino Provenzano ogni 31 gennaio, questa è la data quando fa un compleanno, ogni 31 gennaio noi dai nostri studi gli facciamo gli auguri. Consegna il pezzo di merda perché ormai sei un non uomo, aveva problemi di prostata. Poi abbiamo saputo che con la prostata di Provenzano a Massimo si ci ha operato falzone e ci dice la faccia. E per chi se ne faccia i cuori. Ora questo modo così ironico di fare informazione, attenzione che noi abbiamo alcuni monti che loro si sentono uomini d'onore, per noi ci desonorando è una questione d'onore. Oppure lotta alla mafia senza sé e senza noi. E non è che non abbiamo paura. Ne scattano, anche perché ne hanno numerato assai. Noi abbiamo pensato di iniziare con circa 40 gomme tagliate. Una mattina scendendo dalla televisione avevamo un chiamato a bruciare pure, meno male che l'autosalone c'è tutto ancora, due macchine e le ho trovate con tutte e 8 gomme tagliate. E è questione secondo me anche di fisico, vedete, io qui sono in picchio per tutti i rompere, se c'è un colpo di vento non metterei per senza che. La reazione mia è che mi incazzo, ogni intimidazione invece di impaurirmi, perché tra l'altra cosa la stanza più grande che abbiamo in televisione è il bagno, e quando abbiamo paura andiamo a cagare, non fare nulla passare. E ne sono andato quella mattina con una sfascia carrozza e cominciamo a smontare le ruote una del camera e dall'altra che la macchina la mano e chiudiamo da una più bassa, e dopo mezz'ora io ero sul corso a camminare con tutte e due macchine a fare vedere non avete fatto un cazzo, non avete fatto un cazzo. Perché no, a questi non gli sarà se può dare vita. Non è possibile che tengano a scacco un intero popolo. Non è possibile che noi siamo 5 milioni e dobbiamo avere paura di 5.000 schedati mafiosi che sono quasi tutti nelle patrie galere. Siamo arrivati a un punto che la comanda non vuole scassare gli altri, cioè la mattina scendono nella piazza anche la centrale sta andando, no? Oggi comandano noi, cioè diciamo chi supera aereo era tutto, sono le terze, le quarte fine, oppure vanno a prendere le donne, ora abbiamo le donne boss, non c'è una ribellione da parte del popolo siciliano a queste prevaricazioni. Noi abbiamo costretto nei 25 comuni dove arriva Traiato, Corleone, Cinis, Partimico, San Giuseppe Iato, paese famoso, quello dei Bruschi, dove un bambino a 13 anni è stato sciolto nell'acido. Io personalmente sono stato presente alla cattura, cioè ringrazio questa amicizia che ho con le forze dell'ordine, tanto che mi hanno onorato, io ho tutti i test delle carabinieri, fanno a gara, in carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, mi mancano solo i dei pompieri. Sono l'unico civile tesserato a un sindacato di polizia, sono l'unico civile che mi è stato donato.